Carissima famiglia, amici di Radio Maria, oggi giovedì santo celebriamo tre cose: l'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia, l'istituzione del sacerdozio ministeriale e la lavanda dei piedi, cioè il vero comandamento dell'amore. Gesù incontra i suoi discepoli per celebrare la Pasqua. Gesù inaugura la nuova Pasqua della nuova alleanza, cioè si offre in sacrificio per la salvezza di tutti. Nella Santa Cena, allo stesso tempo che l'Eucaristia, Cristo istituisce il sacerdozio ministeriale. Egli sceglie alcuni per farli partecipi del suo ministero santo, affinché rinnovino il sacrificio della redenzione, alimentino il tuo popolo con la tua parola e lo confortino con i tuoi sacramenti. Per mezzo di questo si potrà perpetuare il sacramento dell'Eucaristia. E quello stesso giovedì Gesù ci dà il comandamento dell'amore, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Prima l'amore si basava solo come sentimento. Ora l'amore cristiano si basa in Cristo. Egli ci ama fino a dare la vita. E questo e questa deve essere la misura dell'amore del discepolo e la caratteristica del riconoscimento cristiano. Infine, oggi contempliamo la lavanda dei piedi. In atteggiamento di servo, Gesù lava i piedi degli apostoli e raccomanda che lo facciano gli uni con gli altri. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. C'è qualcosa di più che una lezione di umiltà in questo gesto del Maestro. È come un anticipo della sua passione, della umiliazione totale che soffrirà per salvare tutti gli uomini. Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. E noi, che lo vogliamo seguire, sentiamo oggi l'attualità di questo comando. La Vergine Maria e San Giuseppe ci aiutano ad essere fedeli al comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato. Che Dio vi benedica, Padre Tarcisio.